Come abbiamo visto, il Papa Innocenzo III ha concesso ai Templari la totale indipendenza dal potere temporale, compreso l'esonero dal pagamento di tasse e gabelle, oltre alla possibilità di esigere le decime. Abbiamo visto anche che il radicamento dell'ordine è assicurato dalle precettorie, dalle mansioni e dalle case fortezze, anche dette capitanerie, anch'esse largamente autonome dal punto di vista gestionale. È così che nelle grandi capitali, Parigi, Londra, Roma, nascono le case del Tempio, ognuna delle quali ha il controllo di una delle sette grandi province in cui i maestri dell'ordine hanno diviso l'organizzazione militare e monastica della confraternita, che già al tempo della Quinta Crociata si estende dall'Inghilterra alle coste dalmate. È qui però che entra in gioco la spaventosa avidità di questo esercito mercenario, che conduce infatti il grosso delle forze crociate in un tragico scontro con le forze islamiche, le quali, nonostante inferiori per numero, prevalgono nella famosa battaglia di Al-Arabiya, detta anche la battaglia di Gaza. È il 17 ottobre del 1244. In Italia è in corso uno scontro violentissimo tra le forze imperiali e le forze papaline, Guelfi e Ghibellini. La sconfitta dei crociati è totale, dei 300 cavalieri templari riescono a salvarsi solo una trentina di uomini e molti sovrani in questo contesto cominciano a pensare che non valga la pena di depauperare le casse di un regno in imprese fallimentate ordinate dal Papa di Roma. Alla fine del decennio, quindi, le nuove spedizioni in Terra Santa vengono organizzate non più sotto la guida del sovrano germanico, ma del re cattolicissimo Luigi IX di Francia, con il supporto sempre più decisivo di Venezia. Le navi cristiane si dirigono verso l'Egitto ancora una volta e Damietta, ancora in mani islamiche, viene rapidamente conquistata. Sull'onda di questa vittoria i franchi si gettano sulla città di Mansura, però senza le necessarie precauzioni nuovamente, anche in questo caso il disastro è totale. Dei 290 cavalieri templari se ne salvano 5. E in fase di ritirata i soldati cristiani vengono attaccati e decimati. Tra i molti prigionieri c'è lo stesso re di Francia, Luigi. Il 1266 è l'anno della definitiva conquista guelfa di Firenze, ma è anche l'anno della caduta della fortezza di Safed, per cui Luigi IX, che ha dovuto pagare un esoso riscatto per essere liberato, promuove un'ulteriore spedizione, si incaponisce in un'ulteriore spedizione, indicata come l'ottava crociata. Questa crociata parte da Haigh-Mortes nel luglio del 1270. Il re sbarca a Tunisi assieme al fratello Carlo d'Angiò, ma l'assedio si prolunga, la peste e la dissenteria decimano l'esercito, uccidendo lo stesso re nell'agosto dello stesso anno. Pochi anni dopo, Carlo d'Angiò, impegnato in una nuova spedizione nei Balcani questa volta, è costretto a tornare in Italia perché la Sicilia è infiammata dalla grande rivolta del Vespro, che segnerà una svolta storica. Nel 1291 cade definitivamente San Giovanni d'Arte, per cui i Templari decidono di evacuare anche Tortosa e Atrit. Nel 1302 la perdita di Rouen, il massacro della guarnigione, pone fine alla Nona Crociata. Tutti questi insuccessi militari sono accompagnati dalla decadenza progressiva, dalla perdita di prestigio dell'ordine, appunto che già nel 1274 al Concilio di Lione il Gran Maestro è costretto a produrre un libro di memorie per giustificare la sua esistenza. Abbiamo visto dunque che grazie a lasciti, donazioni e proventi da speculazioni i Templari hanno accumulato ingenti ricchezze a discapito della loro voto di povertà e tutto ciò ha reso il loro impero economico molto interessante agli occhi del re di Francia, che ha le prese con il dissesto delle casse del re. Si tratta di Filippo, detto il Bello, che entra in un contrasto irrevocabile con il Papa Bonifacio VIII. In realtà il primo a muovere delle accuse formali contro l'ordine dei Templari è il pentito ante litteram Eschio de Floram, che nel 1305 presenta le sue denunce al re Giacomo II d'Aragona, il quale tuttavia fa orecchie da mercante. Nello stesso anno Papa Clemente V propone di accorpare l'ordine con l'ordine degli ospitalieri, senza rinunciare all'idea di coinvolgerlo in una nuova crociata che avrebbe dovuto riconquistare la Terra Santa. Un certo De Floran si rivolge quindi nuovamente a Filippo IV per denunciare abusi e crimini commessi dai cavalieri del tempo. Il re di Francia a questo punto dà ordine finalmente ai suoi consiglieri Guglielmo di Nogaret e Guglielmo de Plessin di aprire un'inchiesta formale sui Templari.
Gli addebiti sono tanti, eresia, idolatria e sodomia tra i più infiammati. Anche il Papa Clemente V, che tra l'altro da poco si è trasferito ad Avignone, quindi è sottoposto alla pressione della Corona di Francia, decide di aprire un'inchiesta. È il 24 agosto del 1307. Filippo invia messaggi sigillati a tutti i balivi, siniscalchi e soldati del regno, ordinando l'arresto dei Templari e la confisca di tutti i loro beni, quella che alcuni storici hanno definito la prima retata della storia. E in quanto è avviata in contemporanea contro tutte le sedi dell'ordine in Francia. I cavalieri vengono convocati con la scusa di accertamenti fiscali e poi arrestati. Quella stessa mattina Guglielmo de Nogaret con i suoi uomini entra nelle mura della sede del Tempio di Parigi, dove risiede il maestro dell'ordine, Jacques de Molay, ultimo maestro dell'ordine dei Templari. I prigionieri vengono rinchiusi alla Bastiglia, ma anche a Cannes, a Rouen e nel castello di Gisors. Tutti i loro beni sono inventariati e affidati alla cura del tesoro reale. L'azione non trova l'appoggio degli altri regnanti cristiani. È il caso di Edoardo II d'Inghilterra che dichiara di non credere all'accusa, è il caso di Giacomo II d'Aragona che arriva a difendere loro. Anche il Papa però, in cuor suo, considera una prevaricazione della sua autorità l'ingerenza del re di Francia, in quanto ritiene l'azione dei Templari soggetta soltanto alla sua giurisdizione. Tuttavia è ancora forte il ricordo dello schiaffo da anni ricevuto dal suo predecessore. Tanto più che i Templari iniziano a confessare gli addebiti che gli vengono mossi, talvolta a seguito di intimidazioni e torture, talvolta perché realmente colpevoli di crimini, non lasciando altre possibilità al Papa di ordinare anch'egli l'arresto che avviene con la bolla pontificia Pastoralis Praeminensis del 22 novembre del 1307. A seguito di questa bolla tutti i sovrani cristiani avrebbero dovuto adeguarsi alla volontà papale. Ma come è noto, non tutti lo faranno. Spazia, in particolare Spagna, Scozia e Cipro, non si adeguano. Molti templari possono così riparare nelle proprie fortezze, riuscendo per lo più a salvare la vita, in qualche caso anche i loro beni. Ad ogni modo, per legittimare il processo in corso, rafforzare la propria autorità a discapito di quella papale, Filippo nel 1308 convoca gli Stati Generali a Tours, con cui reitera la condanna nei confronti dell'ordine. Iniziano allora i processi. In risposta il Papa chiede di poter ascoltare i Templari a Poitiers, ma poiché la maggior parte dei dignitari sono imprigionati a Chinon, Filippo ricorre al pretesto che sono troppo deboli per affrontare gli altri. Quindi Clemente V delega due cardinali perché si recano loro a Chinon ad ascoltare i testimoni. Esiste un manoscritto noto come Pergamena di Chinon, ritrovato nel 2001 nell'archivio segreto Vaticano, che dimostrerebbe come il Papa abbia concesso l'assoluzione a molti tra i più alti dignitari dell'ordine, respingendo le accuse formulate dalla Corona di Francia. A seguito della bolla Facens Misericordia, in cui vengono ridefinite le accuse portate contro il Tempio, il 12 novembre del 1309 si tiene a Parigi la prima commissione pontificia che deve giudicare l'ordine, non tanto come insieme di persone fisiche, ma come personalità giuridica in sé. Nell'agosto dell'anno successivo, tutti i vescovati ricevono l'ordine di far comparire davanti alla commissione i templari arrestati. Molti si dichiarano innocenti, o meglio, prigionieri politici. Preoccupato di poter perdere la propria autorità sul processo in corso, Filippo fa nominare arcivescovo di Saint il fidato Filippo de Marigny, fratellastro di Engard de Marigny, suo stretto collaboratore e consigliere. Così il processo procede. Il 12 maggio del 1310 i Templari vengono condannati a morte sul luogo. Sono 54 che hanno ritrattato le confessioni fatte 3 anni prima. Entro il 26 maggio dell'anno successivo vengono portate a termine gli altri interrogatori e le condanne. L'apertura del concilio, passata alla storia come il concilio di Vienna, poiché tenutosi nella cattedrale di San Maurizio a Vienna, inizia il 16 ottobre del 1311 con due obiettivi: decidere definitivamente delle sorti dell'ordine e organizzare una nuova crociata a cui avrebbero partecipato anche i templari superstiti. Tuttavia Filippo, desideroso di mettere una volta e per sempre fine allo strapotere dei templari, marcia con l'esercito sulla città di Vienna. Così il 22 marzo Clemente V si trova costretto a emanare una nuova bolla, Vox in Excelsis, con cui, dopo aver tracciato la storia dell'ordine, ammette che a causa dei sospetti quest'ordine va sciolto e soppresso per via amministrativa. Alla fine si trova un compromesso con la bolla Considerantes Dudum, che stabilisce che chi ha confessato è stato dichiarato innocente e concesso una pensione, e gli è consentito di aderire ad un altro ordine monastico. Ecco come Guillaume de Gailly, un cronista dell'epoca, descrive le fasi conclusive del processo.
Mentre i cardinali pensavano di aver posto fine a questa vicenda, improvvisamente e inaspettatamente due di loro, il Gran Maestro e il Maestro di Normandia, si sono ostinatamente difesi contro il cardinale che aveva pronunciato la sentenza e contro l'arcivescovo, ritrattando la loro confessione. Il giorno successivo è Filippo il Bello a convocare il consiglio, ignorando i cardinali, condanna a Roma i due templari. La sentenza viene immediatamente eseguita nei pressi di dove oggi sorge il Pont Neuf, sull'isola della Senna. Contemporaneamente Filippo si dedica a distruggere per sempre il sistema bancario costruito in due secoli di storia dei templari, almeno in Francia. E benché una bolla papale abbia opportunamente trasferito tutti gli averi dei templari agli ospitalieri, tutti gli averi dei templari di Francia agli ospitalieri riesce ad acquisire buona parte del loro tesoro. La rapida morte in successione dei tre figli di Filippo il Bello ha portato quindi alla leggenda della dinastia maledetta. Secondo questa leggenda, Jacques de Molay, l'ultimo gran maestro, mentre giace sull'aprile, avrebbe maledetto il re Filippo e anche il papa, profetizzando che sarebbero morti presto. Sempre al momento della morte, avrebbe dannato la casa di Francia fino alla tredicesima generazione, per cui in tempi più recenti si è diffusa la leggenda secondo cui l'esecuzione di Luigi XVI durante la rivoluzione francese sarebbe stato il coronamento della vendetta dei templari. L'idea di una nascosta continuazione dell'ordine dei templari si diffonde comunque in particolare in Francia e in Germania, come testimonia il fatto che riti massonici adottano ancora oggi riferimenti templari. Alcuni ritengono che i templari siano all'origine sia di riti sia di vari rami cavallereschi della massoneria, ma malgrado alcuni storici abbiano tentato di disegnare una successione tra i due fenomeni storici, un collegamento di questo tipo non è mai stato trovato. Quello che sappiamo è che Napoleone Bonaparte, unitamente al suo entourage di dignitari e sacerdoti massonici, celebrano a Parigi nel 1803 un rito di assoluzione e riabilitazione della figura di Jacques Molay.